Io mi concentrerei anche sulla difficoltà del compito, perché si tratta di una battaglia culturale essenzialmente, e quella che tu hai chiamato gramigna, eccetera, cioè, è qualcosa di infestante. Cioè, la cultura cattolica è una cosa straordinariamente potente. Io vengo da un'educazione cattolica, ipercattolica, pure è tutto qualcosa. E quindi mi ricordo all'oratorio passava l'idea che il sesso avesse l'unica accezione della procreazione, cioè tutto quello che riguardava il piacere era espunto completamente da qualsiasi discorso. Quindi sì, siamo tutti d'accordo con quello che dici, cioè, in realtà la società è tutta girava al contrario, e cioè il sesso è relegato a una dimensione privata, nascosta, della quale non bisogna mai discutere in una bella serata intorno a un tavolo, per esempio. Per rafforzare quello che tu dici, c'è da dire che, tra l'altro, il mondo cattolico, in particolare attraverso il suo organismo istituzionale più potente e potentissimo soprattutto nella provincia italiana, cioè gli oratori, fa educazione sessuale, cioè gli unici che fanno in maniera sistematica educazione sessuale, che spesso poi diventa educazione alla vita di coppia e poi educazione al matrimonio, sono loro, non sono più come ai nostri tempi. È chiaro che questo problema si ripete ancora con sfumature diverse, un po' meno penitenziali di quelle che conoscevamo noi, ma comunque molto furbe, molto ideologiche, no? Quindi, per esempio, la santificazione della coppia. Cioè, questo elemento qua io lo riscontro molto nei miei studenti, per esempio. L'università, nonostante, cioè, veramente sono passati 50 anni dal 68, nel senso che questi non sanno niente di quello che è successo in quegli anni. Questo, secondo me, non solo perché, va bene, il 68 è calato e tutto quello che ne è conseguito, ma anche perché la Chiesa ha ripreso in maniera capillare a fare formazione su questi temi. Ma appunto vorrei capire quali sono le tue idee per un'educazione sessuale differente nell'infanzia e nell'adolescenza. Ma io credo che l'educazione sessuale debba essere qualcosa di complesso, cioè non credo all'educazione sessuale che si concentra su degli aspetti che di solito appunto sono più di tipo biologico, anatomico, medico, psicologico. Credo che l'educazione sessuale debba avere a che fare innanzitutto con un'educazione del corpo. Quindi per me il fattore centrale, soprattutto con i bambini, tra l'altro. Quindi bambini lasciati nell'opportunità di sperimentare il proprio corpo insieme a quello degli altri, bambini e bambine ovviamente, e attraverso una serie di attività. Ne sono di tanti tipi, di volta in volta lì sa anche un po' la sensibilità di chi conduce questa attività, capire da un'attività di gioco, passare a un'attività invece magari un pochettino più strutturata, che può essere semplicemente riscoperta del corpo altrui bendandosi gli occhi, può essere di disegno del corpo altrui, di contatto. Sono tanti giochi anche di animazione. Ma tu come sei arrivato come hai formulato il pensiero? Fa credere che questa cosa potrebbe essere funzionale? Beh, perché credo che la prima questione che riguarda tutti noi sia quello di garantire al nostro corpo il massimo, diciamo, di espressività e di espansione, diciamo, sensibile possibile, che si realizza in tanti modi, mica necessariamente solo attraverso il contatto. Per esempio, un'educazione dei sensi, cioè una vera e propria educazione dei sensi, dal tatto alla vista, al gusto, all'odorato, fatta attraverso molteplici strategie che si possono individuare. Sono tanti modi, diciamo, per liberare la paura di entrare in contatto con l'altro, che i bambini non hanno di solito, ma che molto presto cominciano ad avere per varie ragioni. Quindi seguire il percorso in questo modo e poi portarlo avanti anche dopo, cioè quando le paure o la pubertà aumentano improvvisamente. Quindi è proprio in quella fase lì che secondo me invece si tratta di insistere e di non mollare per far sì che ragazze e ragazze continuino a mantenere questa, diciamo, confidenza nel corpo degli altri e confidenza nel proprio corpo, no? Quindi come qualcosa che uno non deve vivere possibilmente con vergogna o con la meno vergogna possibile, perché è abituato fin da piccolo a questo tipo di comportamento. Quindi innanzitutto questo, il tutto però poi ovviamente arricchito da quella che io chiamo cultura simbolica, quindi
a seconda dell'età ci sono narrazioni, fiabe, film, eccetera, che possono essere motivo sia di arricchimento del proprio immaginario, sia poi di discussione, e poi una terza parte che riguarda proprio, chiaro che con i bambini più piccoli questa parte non è strettamente necessaria, poi mano a mano che crescono, una parte in cui si racconta, in cui si fa un vero lavoro di condivisione di quello che sta succedendo al proprio corpo, alla propria sessualità, eccetera. E poi questa è una parte, secondo me, che a noi è stata totalmente negata, ma che è fondamentale. Non prima che qualcuno ti venga a dire qualcosa su cosa devi fare o su come devi farlo, loro hanno bisogno di parlare di quello che gli sta accadendo, con qualcuno sensibile, attento, che non li castri, che non gli faccia piovere addosso prescrizioni, eccetera, ma che li aiuti a dare forma a queste cose e anche a rispondere a delle domande. Cioè, a un certo punto, se una ragazzina dice come si fa un pompino, è una roba tragica, ok, ci mettiamo qua e vediamo come si fa un pompino. Cioè, voglio dire, lo stesso si potrebbe dire per i ragazzi, cioè come si tocca il clitoride, come si lecca il clitoride. Cioè, queste cose sono domande che a un certo punto uno si pone e non sa rispondergli se non andando a guardare i video su internet, che però non sono dei tutorial. Sì, ovviamente ci sono anche i tutorial, ma non è la stessa cosa, no? E del resto permette di superare probabilmente, cioè, il disagio anche degli adulti stessi a dover assumere questo ruolo. Non a caso spesso, non solo l'oratorio, credo che gli adulti, quando devono affrontare il discorso con i bambini, cominciano dalla procreazione, cioè rendono cose più semplici. Poi capisci che i comportamenti di educazione, come diciamo io, avvengono continuamente, nel senso che basta, cioè, vedi il bambino che si sfrega sul cuscino, la bambina che si sfrega sul cuscino, cosa stai facendo? Smettila immediatamente. Cioè, è un continuo di inibizioni che vengono trasmesse su comportamenti del tutto naturali, del tutto appaganti per il bambino. In quel senso lì però che dicevi che non era, cioè, che è più culturale che non... Mentre invece, anzi, se quasi più culturale il fatto di nascondere e di mettere dei filtri, perché in realtà, proprio perché vieni puntato col dito di come qualcosa che è istinto naturale, animale, che quindi è negativo rispetto all'intelligenza umana, che ha invece tutta una cultura. Quella è la cultura devastante, che interviene sull'elemento pulsionale del bambino in maniera abnorme. Poi c'è anche la cultura arricchente, però muoversi di più in quella direzione lì, insomma, quando è necessario. Cioè, è chiaro che il bambino comunque vivrà in un contesto pieno di segni che interferiscono con la sua sessualità, non c'è modo di evadere da tutto questo. Tutti noi siamo invasi da un immaginario, per poi oggi potentissimo, perché la sessualità è ovunque e in maniera totalmente grezza, totalmente inelaborata. Quindi a maggior ragione poi c'è anche tutto un lavoro da fare di decifrazione di questo contesto nel quale ci troviamo e dove i messaggi sessuali arrivano da ogni dove, no? In maniera estremamente opaca, però in alcuni casi anche diretta, e noi li interiorizziamo. Per cui, per esempio, la cultura performativa, no? Per esempio, che oggi è un grande tema, un grande problema sessuale per molti, soprattutto per gli uomini, a proposito di condizionamenti di genere, è una cultura terribile che oggi è estremamente implementata, per esempio, da quello che si vede su internet, da tutto un certo tipo di comunicazione che circola. Ed è dannosissimo, perché molti ragazzi non si sentono all'altezza, entrano in una sorta di depressione rispetto a questo problema, preferiscono non affrontare, diciamo, la performance, per dire. No, io dall'introduzione che hai fatto, la prima parola che mi è venuta in mente è stata vergogna, perché è la cosa che si associa subito, è il tabù, la paura del giudizio degli altri. E una breve riflessione che ho fatto è stata proprio il paradosso che c'è alla base, perché è una cosa comunque naturale, una cosa che fa parte di ognuno di noi, eppure non porta bene a nessuno. E mi chiedo questo: come è potuto crearsi tutto questo, cioè come è potuto nascere questo paradosso? Credo che tutti noi sappiamo che c'è un radicamento secolare, millenario, insomma, no? Dobbiamo ritornare a Platone, per... cioè la scissione tra mente e corpo e la demonizzazione della dimensione corporea nella nostra cultura è una cosa che dà. Forse viene anche da prima, cioè non è difficile stabilire una data all'inizio di questo problema. Sicuro è che tutti noi siamo cresciuti in questo tipo di cultura, cioè una cultura che, soprattutto nella scuola, per esempio,
enfatizza a dismisura il valore di ciò che è mentale, intellettuale, a detrimento di ciò che è corporeo, emotivo, affettivo, oggi un pochettino meno, ma in maniera così talmente lieve che quasi non ce ne si accorge. La sessualità poi, da che esiste l'uomo, una questione complessa, nonostante ci sia chi, io ho dedicato un capitolo ad alcuni riferimenti culturali per me importanti, quindi per esempio la tradizione matrifocale di Maria Jean Butas, di Rianne Eisler, che hanno messo in luce che probabilmente è esistito un periodo patriarcale dove il culto della dea madre si accompagnava, diciamo, a una maggiore tolleranza della sessualità, anzi a una sessualità come rito di propiziazione della vita, eccetera, eccetera. Non so se questo sia vero, è una controversia che non è stata sciolta, però certamente da quando viviamo in una società patriarcale, per una serie di ragioni di natura economica, sociologica, eccetera, la sessualità, la donna, un certo modo di guardare le relazioni umane è cambiato radicalmente, demonizzando le parti che hanno a che fare comunque con qualcosa che non sia, diciamo, produttivo, che non sia razionale, che non sia, questa è un po' la nostra storia. E la sessualità è sicuramente la zona dove più si è concentrata questa demonizzazione. Non è solo un fatto spirituale, cioè non è solo la religione che l'ha messa al bando, è proprio la cultura che ha messo al centro altri valori. E oggi, per esempio, nella nostra cultura è un po' una cultura da doppio vinco, no? Perché da un lato ci chiede di essere super produttivi, di organizzare la nostra vita, le nostre energie per realizzare cose, per fare, eccetera, dall'altra invece ci martellano messaggi legati all'idea del godimento, del piacere, eccetera. Chiaro che questa situazione si rischia un po' la schizofrenia, ci si dedica al piacere un po' con la stessa logica con cui ci si dedica al lavoro, no? Ci sono quelli che sono al lavoro per il piacere, no? E questo è veramente il paradosso più allucinante che si possa vivere, perché il piacere è dissipazione, comunque questo lo difendo molto, cioè per me il piacere è festa. Piacere è sganciamento da qualsiasi logica produttiva, quindi è veramente inaugurare un tempo in cui tu smetti di porti il problema del tempo, il problema di arrivare a un risultato. Non è facile, ma per nessuno. Quindi voglio dire, siamo agli albori di una cultura della sessualità come si deve, no? Perché la cultura della sessualità è veramente, secondo me, la cultura dell'espansione umana, cioè della libido che finalmente si libera, si esprime, si dà in forma generosa, e invece è una roba ancora estremamente complicata.